Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, per parlare con lui della presentazione degli scritti di Alexander Langer dal titolo Quei ponti sulla Drina, edito da Infinito. Allora, la posizione di Langer sulla ex Jugoslavia è stata preveggente, lui aveva previsto quello che sarebbe successo. Allora, qual è stata la miopia della Comunità Economica Europea, che allora si chiamava così, di fronte al dramma che stava vivendo l'ex Jugoslavia? Fu un errore clamoroso quello di non avviare un negoziato per l'ingresso della CE, come chiedeva Langer e anche Pannella negli anni Ottanta? Ma direi che la miopia europea è dimostrata dalla tragedia drammatica che ha colpito per 5 anni i Balcani, la cui testimonianza più terribile è Srebrenica, di cui ieri ricorreva l'anniversario. Più di 8.000 musulmani bosniaci massacrati dalle milizie serbe di Mladic nel 95, cioè dopo 5 anni che i Balcani erano stati insanguinati da ogni tipo di efferatezza, pulizie etniche, stupri etnici, uccisioni e massacri, eccidi. E la miopia europea fu allora quella di tenersi lontana. Io mi ricordo bene, perché di Balcani mi occupo da tanti anni, nel 1991, quando la Federazione Jugoslava si dissolse e cominciò la proclamazione delle indipendenze unilaterali da parte delle varie repubbliche, e sull'onda di queste proclamazioni unilaterali iniziarono i conflitti e le guerre, prima tra serbi e croati e poi in Bosnia, e l'Europa disse: ah, ma i Balcani sono una terra difficile, conflittuale, una terra di guerre da sempre, non andiamo a mescolarci con questa situazione, stiamo lontani. Errore tragico, perché quando c'è una criticità, l'ultima delle cose utili è quella di volgere la testa altrove. Con una criticità ti devi misurare, cercare di vedere come la puoi affrontare e volgere la soluzione. E quello che poi la comunità internazionale ha fatto a partire dal 1994 e fino alla pace di Dayton, ma con molto ritardo. E l'Unione Europea rischia di fare lo stesso errore oggi. All'indomani della pace di Dayton si disse a quei popoli, giustamente: la vostra prospettiva è l'integrazione nelle istituzioni euroatlantiche, nell'Unione Europea e nella NATO, perché così voi avrete stabilità, sicurezza e soprattutto affermeremo tutti insieme un principio, e cioè che ogni popolo deve costruire il suo futuro con il vicino e non contro il vicino, come storicamente è sempre stato nei Balcani. Quel processo all'inizio ha conosciuto una certa rapidità, l'ingresso della Slovenia, poi della Bulgaria, della Romania, dei Balcani orientali, poi della Croazia, e poi si è via via rallentato, perché l'Europa ha conosciuto, come sappiamo, molte traversie: la crisi economica 2008-2015, il Brexit e le spinte euroscettiche, il conflitto ucraino-russo alle porte dei Balcani, i flussi migratori, di cui la rotta balcanica è una delle criticità, e tutto questo ha portato l'Europa a dire: beh, ma allora rallentiamo, aspettiamo. Un istinto di chiusura difensivo che in realtà non difende nessuno e anzi fa rischiare, perché anche nei Balcani vale un principio molto semplice, che un vuoto si riempie, e se l'Unione Europea è reticente, renitente, latitante, altri nei Balcani si presenteranno e già si sono presentati: la Cina, che vede nei Balcani il terminale dell'Adriatico, della Via della Seta, la Russia per gli storici legami che ha con la Serbia, la Turchia, che nella logica, diciamo, panturca ed egemonica di Erdogan guarda anche ai Balcani. E allora l'Unione Europea deve uscire dalle sue ambiguità. Se ha deciso, come decise nel 2003 nel Consiglio Europeo di Salonicco e come ha ribadito via via, che i Balcani occidentali devono essere integrati nell'Unione Europea, bene, è tempo di farlo. Bisogna riprendere e accelerare i negoziati con Serbia e Montenegro, aprirli con Albania e Nord Macedonia, una decisione assunta un anno fa ma che continua a essere non applicata sulla base di un assurdo veto bulgaro. Bisogna dare dei segnali di inclusione alla Bosnia, al Kosovo. Bisogna decidere. Disse Alex Langer: l'Europa a Sarajevo muore o rinasce.
parole profetiche che oggi abbiamo ricordato insieme alla nipote di Alex, presentando gli scritti che Langer ha prodotto sulla guerra in Bosnia. E quell'affermazione profetica ha bisogno di una risposta. Muore o nasce a Sarajevo? Noi vogliamo che nasca e quindi l'Europa si muova, decida. Sì. Senta, l'ultima questione. Negli anni Ottanta, no, quando si poteva ancora pensare di evitare questo dramma nella ex Jugoslavia, ritiene che sia stato un errore strategico da parte della sinistra europea, quella a sinistra del Partito Socialista Europeo, di pensare che la Jugoslavia potesse ancora avere un ruolo al di fuori della comunità economica europea? Perché ricordiamo, negli anni 70 Tito era il leader dei paesi non allineati e molti tenevano che questo ruolo restasse nel cuore dell'Europa. Ma il ruolo che la Jugoslavia ha avuto con Tito di uno stato, di uno spazio di non allineamento tra i due blocchi contrapposti, un'area cuscinetto per cui Unione Sovietica e Stati Uniti e i rispettivi blocchi non si toccassero e non, il confronto non si traducesse in scontro, era funzionale l'equilibrio bipolare. Nel momento in cui, col crollo del muro di Berlino, la dissoluzione dell'Unione Sovietica, quell'equilibrio è venuto meno, è chiaro che anche quel ruolo è stato messo in discussione. Questo non significa che non si potesse continuare a mantenere la Federazione Jugoslava, però le cose non sono andate così. E non sono andate così perché nelle varie repubbliche che componevano la federazione è prevalsa una spinta nazionalistica, l'idea di fondare degli stati sull'omogeneità etnica, la Croazia dei croati, la Serbia dei serbi, no? Che è stata poi la vera radice delle guerre, che sono state guerre etniche. E per altro verso anche una responsabilità di alcuni stati europei che spinsero alla dissoluzione della Jugoslavia, magari vagheggiando di ritornare con nostalgie ottocentesche a dominare quell'area, come alcuni paesi europei nel passato avevano fatto. Un errore tragico che abbiamo pagato duramente. Ecco, adesso da quell'errore dobbiamo uscire. E l'unico modo per uscirne è dare effettivamente corso all'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea. Bene, grazie a Piero Fassino, Presidente della Commissione Esteri, che ha presentato qui a Montecitorio gli scritti di Alex Langer.